Bob Bukowski. Ieri eravamo a Trento durante la festa dell'Oltreeconomia a parlare di mantra securitaria e retorica del degrado. Ripristino della legalità, difesa del decoro, contrasto al degrado, cronache attuali a Trento, anche a livello nazionale, non solo, sono piene di queste parole. Quando è che è iniziato tutto questo? Io lo vedo nel lungo corso del neoliberismo, che appunto si afferma dall'inizio degli anni Ottanta e continua la sua lunga strada. Le parole sono le stesse, sono tutte legate alla riduzione dello Stato sociale, al taglio delle tasse per i ricchi, non a caso appunto si parla di flat tax ancora oggi, slogan reaganiano dei primissimi anni Ottanta, e quindi siamo ancora in quell'onda lì, e quindi ridurre lo spazio pubblico, privatizzarne la gestione, escludere i poveri che non sono più i destinatari di una fetta di welfare, ma sono i destinatari solo della repressione. Allora, noi vediamo che poi queste direzioni vengono declinate nel locale attraverso panchine dove non ci si può stendere, parchi recintati e chiusi dopo una certa ora, stazioni a cui accedi solamente se hai il biglietto, provvedimenti che vanno sempre nella direzione di escludere delle persone che pian piano stanno diventando la stragrande maggioranza della società. Che ruolo hanno in questo i comitati di quartiere? Uno e due, possiamo dire che l'obiettivo è di avere delle città morte senza movida, oppure questo è un frame sbagliato? Ma io credo che appunto sfrondando da tutti gli aspetti folcloristici e tristissimi di queste vicende, che vanno dalle panchine che dicevi tu eccetera eccetera, alla fine l'idea è quella di una città che può essere, almeno nella sua parte che diventa quella visibile, vetrinizzata, attraversabile solo se hai, diciamo, il biglietto giusto, che può essere un biglietto bancario, che può essere una carta di credito, che può essere un biglietto ferroviario, però una città in cui non sei più cittadino ma in qualche modo devi diventare consumatore. Questo è, diciamo, quello che c'è alla fine dei provvedimenti. I comitati di quartiere sono interessanti perché ognuno si vive come colui che ha scoperto il degrado nel proprio quartiere. In realtà sono i destinatari, i ricettori di parole d'ordine lanciate dall'alto, lanciate da tempo, da decenni. È impressionante andare a vedere le cose che si scrivevano nei primi anni 90 negli Stati Uniti e ricalcarle identiche sui comunicati di oggi dei comitati di quartiere. Quindi a queste persone, secondo me, bisognerebbe far notare questo aspetto. Non hanno scoperto il degrado, stanno utilizzando una cornice che gli è stata imposta dall'alto. È interessante quello che dici, perché proprio negli ultimi giorni ho visto degli articoli di approfondimento che già nel 1600 c'erano dei provvedimenti dei contrasti al fenomeno dell'elemosina, di queste persone povere che si fanno vedere in giro, che non le sopportiamo, eccetera. E visto che le notizie dicono che a Trento è stato un provvedimento contro chi chiede l'elemosina, è facile vedere come le radici di questa tendenza non siano radici solo contemporanee, ma ci sia una riproposizione che ritorna fuori in alcuni momenti della storia contro i bisognosi, i poveri, eccetera. Però questo è un dato culturale in qualche modo che attraversa diverse fasi storiche. Quello specifico, secondo me, è legato all'imporsi del neoliberismo in maniera determinata. Il motivo per cui è tornato fuori adesso è dovuto storicamente al neoliberismo. Benissimo. L'ultima domanda. Ma come si può affrontare questo tema che riguarda in generale la sicurezza da una prospettiva di sinistra, e cosa possono fare i movimenti, le persone che fanno parte di comitati locali e che vorrebbero affrontare in un altro modo e non in senso repressivo questo tipo di problemi che si creano? Ma secondo me bisogna appunto decostruire il mito del degrado, distinguere, come dire, parlare con le persone e reciprocamente aiutarsi a distinguere quelli che sono fastidi, che devono rimanere fastidi, è una cosa che noi viviamo, un'esperienza tollerabilissima, quelli che sono crimini, quindi evitare questo degrado che fa un mix pericolosissimo tra il fastidio, la percezione e il vero crimine, tornare a parlare di qualcosa che abbia un senso e poi appunto, però questo è il primo passaggio. Se si rimane all'interno della retorica del degrado non c'è nulla di utile che si possa fare, bisogna fare questo passaggio preliminare, parlare con le persone, aiutarli a smontare questa cornice del degrado. In sostanza, certe parole non vanno usate in una prospettiva di sinistra. Non possono essere declinate, no, in alcun modo. Perfetto, grazie a voi.